Il sogno delle quattro stagioni, questo è il titolo del murales che è stato realizzato dagli allievi della scuola d'arte Marusso di Sanona di Piave e donato alla casa di riposo. Abbiamo sentito l'assessore ai servizi sociali Maria Grazia Murer e anche gli autori dell'opera. Vediamo i dettagli nel nostro servizio. Una bellissima opera che rende ancora più bello questo luogo, ma la cosa è il dono che viene dato alla città, all'Accademia Marusso, che dona alla casa di riposo, ma a tutta la città, perché la casa di riposo è come dire, un luogo, un'istituzione per tutti i cittadini. E questo è un altro momento in più di apertura, perché l'importante sarebbe che la gente non conoscesse la casa di riposo solo nel momento in cui ha un ospite, un parente ospite qui, ma sempre di più un elemento del territorio. È anche questa una sfida che stiamo affrontando con il consiglio d'amministrazione di una serie di servizi che vedono la casa di riposo non più il servizio tradizionale per gli anziani fragili non autosufficienti, ma aprire a servizi. E oggi con un'opera d'arte si dà il via anche a questa nuova avventura. Come nasce l'idea di creare questo murale? L'idea è nata un anno e mezzo fa da una proposta del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo che abbiamo colto con piacere e alla quale poi questo è il risultato finale. Abbiamo dovuto anche trovare chi fossero gli insegnanti interessati perché tutta l'attività si è svolta in un rapporto di assoluto volontariato, quindi è un regalo, è un dono che l'Accademia ha fatto, ma soprattutto chi ci ha lavorato, quindi i due maestri Cesca e Bernardo e una decina di loro allievi con un anno e mezzo di lavoro praticamente. Sì. Quale parte del murale realizzato lei ha seguito con gli allievi? Allora, io prima di tutto ho realizzato il bozzetto iniziale perché era stato chiesto a me questo intervento e ho voluto condividerlo invece con questa associazione che si chiama Accademia Marusso di San Donà, perché avevo degli allievi che consentivano anche una esperienza di questo tipo. Prima di tutto ho voluto condividere la direzione artistica con una collega che è Rosita Bernardo. E senza tutti questi contributi un anno non sarebbe stato possibile realizzare questo lavoro. Il mio è stato un lavoro di direzione, prima di tutto, e poi ci sono alcune parti che ho fatto materialmente. Com'è stato realizzare l'opera assieme ai suoi allievi, un'opera che adesso potrà essere vista da tutta la cittadinanza? È stata una cosa molto bella, molto stimolante, perché è stato un modo per fare una didattica più sul campo, una didattica viva, ed che ha permesso anche a me di conoscere molto meglio le persone, le inclinazioni, le aspettative e di fare un lavoro insieme sulla natura, cioè trovare che la natura e comunque l'osservazione era un punto di unione molto forte che ci piaceva molto realizzare. È anche una crescita sicuramente non soltanto negli allievi che abbiamo visto, ma anche noi insegnanti, perché è stato proprio un lavoro molto di ricambio, ecco, abbiamo dato e ricevuto continuamente. Inaugurazione oggi di questo meraviglioso murale che è un dono da parte della Accademia Marusso, ma anche intitolazione a questa stanza. Allora, in base a un concorso di idee che si è tenuto, che abbiamo lanciato come casa di riposo ai parenti, ospiti, dipendenti, tra le varie proposte il Consiglio di Amministrazione ha scelto quello di Rita Levi Montalcini per la caratteristica della persona, quindi da un punto di vista quindi sia umano, sia sociale, sia scientifico che rappresentava questa persona. Sappiamo che è stata, va bene, urologa, anche ha vinto il Nobel per la medicina nell'86 e anche è stata senatrice a vita proprio per i suoi meriti scientifici e sociali. Quindi ci è piaciuto tanto, abbiamo visto che anche tra gli ospiti che c'erano oggi e tutti gli invitati ha avuto molto riscontro, è stato un nome insomma che è piaciuto e anche secondo me rappresenta l'importanza della sala parimenti alla persona.